che è Roberto Zirano. Roberto Zirano è un ragazzo fortunato, un ragazzo che parte da molto lontano, dal paesino Orani, un paesino del centro della Sardegna, di 3.000 anime, dove ha dato i natali a Mario Di Ritala, Costantino Nivola, all'amico scrittore Salvatore Nifoi, ma tanti bravissimi artigiani che in questi anni hanno dato lustro a questo paesino. Io sono figlio di una famiglia di fabbri, mio padre, mio nonno, mio bisnonno hanno portato avanti questo mestiere da 5 generazioni e lavorato questa materia che è il ferro. Ricordo ancora come da bambino entravo nella bottega di mio padre insieme ai miei fratelli Angelo, Tore e poi Emanuele, il fratello più piccolo. Andavamo e da lì giocavamo con quegli attrezzi quasi di nascosto da lui, perché comunque ci piaceva usare il trapano, la moletta o l'incudine, iniziare a mettere in moto tutti quegli attrezzi che di solito babbo non ci faceva usare. Quindi questa è sicuramente una parte molto bella che porto sempre con me. Diciamo che la vita mi ha segnato. Ho perso un fratello, ho perso Angelo, giovanissimo, in un incidente in moto, e sicuramente quello ha segnato un po' la mia vita. Mi ha portato un po' a capire che strada dovevo prendere. Ho abbandonato la scuola, ho sicuramente cercato me stesso in quel periodo. Volevo capire dove volevo andare e non ho fatto nient'altro che tornare da mio padre. Mio padre mi ha di nuovo accolto nella sua bottega. Avevo 18 anni, dai 18 ai 21 li ho fatti con lui. Ho fatto quasi una forma di apprendistato veloce. Sono arrivato ai 30 anni, ero un piccolo artigiano. Dai 30 ai 40 ho fatto bellissimi lavori per arredamento casa. Ho avuto il piacere di essere pubblicato su riviste nazionali e questo mi ha dato stimolo. Ho fatto mostre un po' in giro dappertutto. Questo è stato quello che ho fatto dai 20 ai 40 anni, quindi sono diventato un bravo artigiano. Penso che succeda a tante altre persone. Ho avuto un momento che volevo fare qualcos'altro, avevo bisogno di vedere qualcosa di nuovo, avevo bisogno di dare a questa materia che sicuramente mi aveva già dato tanto, mi aveva già donato tanto, avevo bisogno di scoprirla. Scoprirla significa portarla al nudo. Portare questa materia, il ferro, che sicuramente è sempre stato visto come un qualcosa di freddo, di povero, allo stesso tempo anche grezzo, il ferro, perché in quei casi il ferro è brutto, cioè qualcosa di no. Invece questa materia, allo stesso tempo, se tu la carezzi, perché io in alcuni casi quando faccio adesso oggi le mie opere va carezzata, non va picchiata, va proprio sagomata, va plasmata e poi ti accorgi che questa materia assume un altro aspetto, cioè si veste di nuovi colori. Il mio pennello è semplicemente un cannello alimentato da ossigeno e gas. Io oggi mi ritrovo che ho fatto, in giro di pochi anni, ho scalato una montagna così di colpo e mi ritrovo, non dico in cima, però mi accorgo che in 15 anni ho avuto sicuramente molto, molto di più di quello che mi aspettavo. Sicuramente il dono, oltre il lavoro, oltre tutte le altre cose che ho, quindi ho un figlio, Angelo, che ho dato il nome di mio fratello, ho una figlia che si chiama Elisa, e poi quando tu intraprendi un'attività o un percorso artistico, qualsiasi esso sia, se tu hai una persona a fianco che ti ama, sicuramente questo percorso lo fai meglio. Fra un po' avrò 50 anni, non sono più un ragazzo. Quando dico sono un ragazzo è perché sicuramente c'è una parte interiore che mi porta a restare bambino.
dico, ho ancora tanto da fare, ho ancora tanto da dire, voglio ancora mettermi in gioco.